non arriva neanche contro l'Acquedotto, il primo punto della Woman Napoli in questo campionato di Serie A. Tante assenze, molta difficoltà per Flaminio e compagne nel riuscire a risalire la china in classifica. Dopo una prima iniziativa delle padrone di casa arriva il gol dell'Acquedotto con Ray Bermina al primo minuto di gioco. Poi la Woman ha un paio di buone occasioni per impattare dopo questo tentativo sul calcio di punizione, il tap-in successivo della pugliese, la parata nello stremo difensore avversario, poi ancora questa conclusione di Dato con la risposta sempre del portiere dell'Acquedotto. L'autogol sfortunato sul tiro della Pomposelli, 0-2 all'ottavo minuto, poi un altro errore in fase di impostazione nella manovra consente alla spagnola Rebe Ermida di realizzare la rete del 3-0. La partita praticamente finisce qui, la Woman non ha la forza per rientrare nel match, fallisce anche un tiro libero in chiusura di prima frazione con Flaminio. Con le immagini andiamo al secondo tempo e subito l'Acquedotto spinge sull'acceleratore e trova il gol dello 0-4 con Benvenuto al 22esimo minuto di gioco. Poi è soltanto gestione della partita, arriva anche la rete di Pomposelli dopo questa iniziativa della Woman, la palla che finisce alta sulla traversa. Eccolo il gol delle laziali con la rete di Pomposelli, lo 0-5 al 26esimo minuto di gioco. C'è ancora il tempo per registrare il gol della Baldinelli al minuto numero 30, quello dello 0-6, e in chiusura anche il gol di Amici che fissa il punteggio definitivo sullo 0-7. Woman Napoli con la testa adesso al derby contro la Pune Energy, uno scontro fratricida per cercare i primi punti in questo campionato. Mister, una sconfitta pesantissima, oggi la Woman forse non è scesa in campo perché non è stata neanche all'altezza delle precedenti prestazioni dove magari si è visto un po' più di cuore. È indubbio che la domanda è critica e anche molto diretta, così si va dritti al campionato regionale? Oddio, non voglio pensarci nemmeno minimamente a questa cosa. È chiaro che è un momento in cui tutto ci gira male. Io non direi che la squadra in campo è scesa senza motivazione. È inutile trovare chiaramente le scuse, anche questa era una squadra comunque molto più attrezzata di noi, comunque ci sono straniere di grosso livello che hanno comunque una qualità non solo fisica ma anche tecnica notevole, e chiaramente noi paghiamo anche questo, insomma il ridotto poi numero di cambi in campo sicuramente ci penalizza, insomma. E diciamo dobbiamo voltare pagina e domenica prossima, insomma, contiamo di fare il nostro primo risultato utile, cerchiamo di guardare a domenica prossima. Ecco, considerando le avversarie che avete affrontato, comunque il nervosismo che si è accumulato la scorsa settimana, lasciando stare gli infortuni, anche gli espulsi, un organico ridotto, sicuramente non ci sono tante alternative. Le squadre comunque, come diceva lei giustamente, partite domenica dopo domenica, si sta capendo anche il valore delle avversarie. Ecco, il rischio c'è che se non si riescono più a far punti contro determinate avversarie, c'è la consapevolezza magari di essere in ritardo rispetto al campionato. Sicuramente, però teniamo sempre presente che comunque ci sono almeno 7 squadre, se non anche 8, che sono comunque squadre veramente molto forti, per cui noi vorremmo, il nostro obiettivo è quello di classificarci appena dietro le altre. È vero che la classifica in questo momento è negativa e non volge a nostro favore, però ecco, siamo fiduciosi che dalla prossima settimana cercheremo di non solo di guardare un po' con gli errori fatti, ma recuperare anche gli infortunati all'infermeria e qualche anche espulso, insomma, che abbiamo avuto, quindi dovrebbe rientrare anche la pugliese. Quindi ecco, andiamo ad affrontare una squadra che sicuramente è molto più alla nostra portata e una qualità tecnica, insomma, dello stesso livello, quindi ce l'andiamo a giocare domenica prossima a Eboli.